questo ci interessa. Inizierei subito dando ovviamente a voi tutti il benvenuto, quindi un ringraziamento a tutti voi presenti di aver accettato il nostro invito. È un evento questo organizzato dagli ordini della Calabria, dagli ordini degli ingegneri della Calabria. Ma noi abbiamo posto al centro della nostra azione di governo i problemi del territorio, a partire da un grande progetto di sistemazione idrogeologica e di difesa del suolo. Non bisogna dimenticare la regione che ha maggiori criticità, i punti di criticità sono migliaia, e noi naturalmente abbiamo dovuto fare i conti nel corso di decenni con gli effetti devastanti di alluvioni, di frane che ogni volta hanno interessato il nostro territorio con gravi appunto danni e conseguenze disastrose a volte. Abbiamo quindi posto nella programmazione regionale come centrale questa questione e abbiamo avviato un processo nel patto che abbiamo sottoscritto con il Presidente del Consiglio, con Matteo Renzi. Abbiamo messo risorse consistenti, oltre 400 milioni di euro per appunto la sistemazione idrogeologica, abbiamo sbloccato risorse che erano immobilizzate dal 2010. Nel corso di questi due anni abbiamo avviato un processo di cantierazione di lavori, di gare che erano appunto ferme, di progettazione di lavori. È un lavoro complesso che appunto direi gigantesco, che richiede una sinergia anche degli strumenti. Stiamo lavorando anche perché Calabria Verde, guidata dal generale Marigiò, possa essere ricondotta alla sua funzione precipua, che è quella della difesa del suolo, attraverso un adeguamento strutturale di questa azienda. Abbiamo definito una unità operativa alla presidenza della giunta regionale per il coordinamento appunto degli interventi, perché i diversi strumenti di intervento possano lavorare in modo coordinato per realizzare obiettivi importanti, perché sono diversi gli enti che operano in questo settore, da Calabria Verde ai consorsi di bonifica, agli stessi comuni. Quindi si tratta di avere una strategia unitaria e in questo senso stiamo facendo un percorso importante. Questi atti di regolazione, a differenza di quanto avviene con le leggi e con i regolamenti, vengono messe in campo con l'aiuto degli operatori del settore, che noi consultiamo, apriamo un tavolo appunto di ascolto. Dettaglio, siamo 350 mesi per fare le città del mondo, undicesima fra quelle italiane e prima fra quelle del sud. Quindi, ma quello che mi interessa di più, che noi siamo entrati anche, questa è la notizia che volevo dare, anche nel famosissimo rating di Shanghai, quello famoso in blocco è entrato nel rating di Shanghai ed è valutata fra le prime 300 abiti di ingegneristi di tutte le università del mondo, che vi ricordo sono 18.000, non sono 3. Dottor Grassi, si può dire che questa iniziativa va nella logica della prevenzione per quanto riguarda la difesa del suolo? Sì, certo, noi in Calabria stiamo facendo un piano, attraverso i patti per lo sviluppo del sud, stiamo facendo un piano importante sul dissesto idrogeologico. I soldi ci sono arrivati, andranno programmati e spesi, però vanno spesi con una buona progettazione, perché altrimenti è inutile spendere soldi se i progetti non sono buoni. Queste linee guida servono per inserire la progettazione nel nuovo piano e fare una progettazione che sia efficiente e adeguata ai problemi da risolvere. Si può parlare anche di un rapporto completamente diverso e nuovo rispetto al passato tra cittadinanza, professionisti del settore e mondo della politica? Ma certo, direi di sì, perché la cittadinanza, intanto anche con i dati che Italia Sicura e le regioni ora mettono in evidenza, hanno la possibilità di vedere i progetti dove vengono fatti, lo stato dei lavori e così via. E poi politica e tecnica, è importante che abbiano ognuno il proprio ruolo e che si ridia in mano la soluzione ai problemi tecnici e ai tecnici, e che si dia in mano invece alla politica la gestione delle opere, dei programmi complessi. Un occhio particolare per questa situazione disastrosa della Calabria? Lo dicevo prima, la Calabria, quando noi siamo arrivati nel 2014, è una situazione molto arretrata rispetto all'attuazione ai piani. Abbiamo fatto vedere che possiamo accelerare e anche la Calabria può essere un punto ottimale. Bisogna che la Calabria, penso a Calabria Verde e ad altre cose, metta fine ad alcuni problemi che ha e metta fine ad alcune vecchie logiche che devono essere abbandonate. Gli ingegneri iniziano il gioco.
ma noi abbiamo investito anche tutta la nostra struttura territoriale con la nostra assemblea dei presidenti, le eccellenze che abbiamo nelle associazioni ingegneristiche che si occupano di geologia e di geotecnica, e quindi il nostro contributo, questo contributo unitario, ha avuto due aspetti fondamentali. Affettuosamente Mauro Grassi, saluto l'ordine, il mio presidente, tutti gli intervenuti, tanti amici che vedo in sala. Già fin dalle prime battute, quello che appare chiaro è che un po' anche lo spirito con cui noi abbiamo affrontato il compito che ci è stato affidato dal presidente Oliverio. Carmelo Gallo, soggetto attuatore della Regione Calabria, abbiamo sentito questa sua analisi e presentazione dello Stato calabrese. Diciamo che in un anno e mezzo il bilancio è più che positivo. Beh, certo, non solo che è positivo, per alcuni versi è stato veramente talmente importante che il governo centrale, gli organi centrali dello Stato hanno riconosciuto questa attività, diciamo, in maniera pubblica. In un solo anno e mezzo noi abbiamo trovato, quando siamo arrivati, un accordo di programma che su 185 interventi ne aveva conclusi soltanto 5. In un anno e mezzo siamo arrivati a concluderne 34, ma appaltati altri 100, di questi 100, quindi con un impegno di spesa quasi dell'80% su questo accordo quadro, quindi un risultato veramente unico. Le opere, come ho detto prima, sono in corso, si stanno facendo, ogni giorno si chiude un'opera nuova. La cosa assolutamente straordinaria è che noi garantiamo tempi di pagamento che non superano mai 30 giorni, per cui c'è una grande soddisfazione, una grande ricaduta anche economica sul territorio calabrese, non solo in termini di sicurezza ma anche in termini di economia. Se ho capito bene, un investimento di 220 milioni di euro, qualche opera importante? Sì, l'investimento complessivo di questo accordo di programma che si sta andando a chiudere era di 220 milioni di euro. Ci sono opere importanti come le arginature sul fiume Crati, laddove esondò il fiume Crati, quindi nel 2013, queste sono state opere concluse e hanno già subito un collaudo proprio perché quest'inverno abbiamo avuto una piena che ha messo in luce come l'intervento fatto ha garantito la sicurezza. Questa è l'opera simbolo di questo accordo quadro, poste a protezione dell'area archeologica di Sibari. Un'altra opera importante in corso sul Budello di Gioia Tauro, anche lì i lavori stanno andando avanti con qualche difficoltà in più, ma sono molto ottimista. Aggiungo anche che c'è un grande investimento sul futuro per il dissesto idrogeologico. Il nuovo patto per il Sud prevede oltre circa 400 milioni di euro da investire nella difesa del suolo, e su questo sono convinto che il presidente Oliverio, che ha fatto questa scelta fondamentale, strategica, e continuerà questa strada in questo modo, con queste performance, con la qualità di questi risultati.